Il Pineto però viene da 3 vittorie consecutive, ha cominciato molto bene il neo allenatore Roberto Beni, squadre schierate al centro del campo. Buon pomeriggio ad Orlando D'Angelo. Buon pomeriggio a te Massimo, buon pomeriggio a tutti gli amici di Rete 8. Comincia un'altra giornata di calcio meravigliosa in esclusiva sulla nostra emittente con questa partita molto bella tra due mondi lontanissimi per storia e tradizione che però da qualche anno si incrociano, non è la prima volta, con un incrocio incredibile a leggere un po' i precedenti, perché questa è la quarta volta che giocano contro Cesena e Pineto. Il Cesena non ha mai battuto il Pineto nella sua storia. Marco, chiedo scusa, c'è il gol dell'Aquila, Lorenzo Valeriani a volo davvero, 15 secondi. Al 29esimo l'Aquila è in vantaggio, ma la notizia non è questa, si è sbloccato il bomber Francesco Marchegiani, il primo in stagione in casacca rosso-blu, che sta a significare la freccia messa dalla formazione dei Cappellacci su quella del Tivoli, 1-0 al 29esimo, a te. Perfetto, possiamo tornare in telecronaca da Massimo e Orlando. Dicevi bene Orlando, perché effettivamente nei 3 precedenti è una sorta di bestia nera il Pineto per il Cesena, perché 2 vittorie del Pineto nel campionato 2018-19 in Serie D, quel Cesena di Angelini centrò la promozione in Serie C all'andata 1-0, espulso Amadio. La ricordo perfettamente quella partita, c'ero a seguirla naturalmente per Rete 8, espulso Amadio nel primo tempo. Ciò nonostante il Pineto riuscì a prevalere 1-0, gol di Tomassini che quest'anno gioca nella San Benedettese. Lo stesso Tomassini si è ripetuto nella gara di ritorno, una vittoria storica per il Pineto, marzo 2019, sono passati quasi 5 anni, ripeto, campionato di Serie C, gol di Tomassini del Pescarese Camplone, finì 2-1 per la squadra di Daniele Amaulo. Quest'anno invece, l'ultimo precedente, all'Adriatico Giovanni Cornacchia, 1-1 il verdetto finale con i gol di Corazza nel primo tempo e naturalmente del solito Volpicelli nella ripresa. Le formazioni, la partita sta per cominciare, il Cesena con la 3-4-2-1, Pisseri, Trepali, Pieraccini, Prestea e Silvestri a comporre il reparto arretrato. A centrocampo gli esterni sono Adamo e Donnarumma, in mezzo Francesconi e De Rosa, e poi sulla tre quarti Berti e Spendi, Christian Spendi, 16 gol, rede bomber del campionato di Serie C, Girone B. Entrambi giocheranno alle spalle di Corazza. Il Pineto con la 4-3-3, Tonti, Trepali, ci sono diverse assenze, Amadio, Marafini, Traini, il lungo degente Schirone, Evangelisti e lo squalificato in grosso, dicevamo Tonti, Trepali, Baggi, Villa, De Santis e Borsoi in difesa, centrocampo il play e Lombardi, le mezzali Sannipoli e Germinario, davanti Volpicelli, Gabbale e Teraschi dal primo minuto. Rispetto alla partita vinta con l'Olbia, l'autogol clamoroso direi, no? Di Bianchimano, provocato dalla solita giocata di Volpicelli, e torna in campo al primo minuto Germinario, e poi c'è la novità Teraschi, 22esima presenza per questo ragazzo del 2001 che arriva dal Delfino Flacco Porto. Sì, un pescarese, un abruzzese, scoperto proprio dal DS Marcello Di Giuseppe, che lo porta.